Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 1 gennaio 1920. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù mi pareva che uscisse da dentro il mio interno e guardandolo lo vedevo tutto bagnato di lacrime, fin le sue vesti, le sue santissime mani erano imperlate di lacrime. Che strazio! Io ne sono rimasta scossa. E Gesù mi ha detto: Figlia mia, che sfascio farà il mondo? I flagelli scorreranno più dolorosi di prima, tanto che non faccio altro che piangere la sua triste sorte. Poi ha soggiunto: Figlia mia, la mia volontà è ruota, e chi in essa entra resta circuito dentro, da non trovare apertura come uscirne. E tutto ciò che fa resta appuntato al punto eterno e sbocca nella ruota dell'eternità. Ma sai quali sono le vesti dell'anima che vive nel mio volere? Non sono d'oro, ma di luce purissima. E questa veste di luce le servirà come specchio per far vedere a tutto il cielo quanti atti ha fatto nel mio volere.
perché in ogni atto che ha fatto nella mia volontà ha rinchiuso tutto me. E questa veste sarà ornata da tanti specchi, e in ogni specchio si vedrà tutto me. Sicché da dovunque sarà mirata, da dietro, davanti, a destra, a sinistra, vedranno me e moltiplicato in tanti per quanti atti ha fatto nel mio volere. Veste più bella non potrei darle, sarà il distintivo delle sole anime che vivono nel mio volere. Io sono rimasta un po' confusa nel sentire ciò, e lui ha soggiunto: come, ne dubiti? E non succede lo stesso nelle ostie sacramentali? Se ci sono 1000 ostie, 1000 Gesù ci sono, e da 1000 mi comunico tutto intero. E se ci sono 100 ostie, ci sono 100 Gesù e mi posso dare solo a 100. Così in ogni atto fatto nella mia volontà, l'anima mi rinchiude dentro ed io vi resto suggellato dentro della volontà dell'anima. Sicché questi atti fatti nel mio volere sono comunioni eterne, non sono soggette come le ostie sacramentali a consumarsi le specie, e col consumarsi delle specie la mia vita sacramentale finisce. Invece nelle ostie della mia volontà non c'entra né farina né altra materia. L'alimento, la materia di queste ostie della mia volontà, è la mia stessa volontà eterna unita con la volontà dell'anima, eterna con me. Non soggette queste due volontà a consumarsi. Quindi che meraviglia che si vedrà tante volte moltiplicata tutta la mia persona per quanti atti l'anima ha fatto nella mia volontà? Molto più che io sono restato suggellato in lei e lei tante volte in me. Sicché anche in me resterà moltiplicata tante volte l'anima per quanti atti ha fatto nel mio volere. Sono i prodigi del mio volere e ciò basta per toglierti ogni dubbio. 9 gennaio 1920. Stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno e portandomi innanzi alla Maestà Suprema, dicevo: Eterna Maestà, venga ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia, dal primo fino all'ultimo uomo delle future presenti e passate generazioni, ad adorarti profondamente. Ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare l'adorazione di tutti. Vengo a riconoscerti a nome di tutti, creatore e dominatore assoluto di tutto. Vengo ad amarti per tutti e per ciascuno. Vengo a ricambiarti in amore per tutti e per ciascuna cosa creata, in cui tanto amore ci hai messo dentro, che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore. Ma io nel tuo volere trovo questo amore, e volendo che il mio amore, come gli altri atti, siano completi, pieni per tutti, perciò sono venuta nel tuo volere dove tutto è immenso ed eterno, e trovo amore per poterti amare per tutti. Quindi ti amo per ogni stella che hai creato, ti amo per quante gocce di luce e di intensità di calore che hai messo nel sole. Ma chi può dire tutto ciò che la mia povera mente diceva? Andrei troppo per le lunghe. Perciò faccio punto. Ora, mentre ciò facevo, un pensiero mi ha detto: come va? Ed in che modo nostro Signore ha messo in ogni cosa creata fiumi di amore verso la creatura? Ed una luce ha risposto al mio pensiero: certo, figlia mia, che in ogni cosa creata il mio amore si riversava a torrenti verso la creatura. Te lo dissi altrove, te lo confermo ora, che mentre il mio amore increato creava il sole, ci metteva oceani d'amore, ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio, il passo, la mano e tutto della creatura, correva il mio amore, e quasi ripercuotendole dolcemente l'occhio, la mano, il passo, la bocca, le dà il mio bacio eterno e le porge il mio amore. Alla luce corre insieme il calore, e ripercuotendola un po' più forte e quasi impaziente dell'amore della creatura, fino a dardeggiarla, le ripeto più forte il mio ti amo eterno. E se il sole con la sua luce e calore feconda le piante, è il mio amore che corre alla nutrizione dell'uomo. E se ho disteso un cielo sul capo dell'uomo, tempestandolo di stelle, era il mio amore che, volendo allietare l'occhio dell'uomo anche la notte, gli diceva in ogni scintillio di stella il mio ti amo. Sicché ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo. E se ciò non fosse, non aveva nessuno scopo la creazione, ed io non faccio nulla senza scopo. Tutto è stato fatto per l'uomo, ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore.
Perciò, figlia mia, se vuoi lenire il mio dolore, vieni spesso nel mio volere a nome di tutti, dammi adorazione, amore, riconoscenza e ringraziamento per tutti. Bene, con una particolare Dio incidenza, oggi, ecco, che è il giorno successivo alla solennità del Corpus Domini e siamo nella settimana del mese di giugno che culminerà nella festa del Sacro Cuore, ecco, abbiamo questi due testi che sono veramente sorprendentemente assai legati, proprio il primo, come abbiamo sentito, no, con l'Eucaristia, vedremo adesso se il Signore ci aiuta, come proprio il mistero dell'Eucaristia, proprio l'esempio che ha fatto Gesù, aiuta a capire bene alcune dinamiche e alcuni, diciamo così, processi della Divina Volontà, non so come definirli. Mentre nel secondo avremo degli argomenti di meditazione assai importanti, anche in relazione a quanto da Gesù rivelato sul suo sacratissimo cuore. Allora, procediamo con ordine come sempre, con l'aiuto del Signore. Allora, Gesù dice una cosa molto importante. Le vesti purissime, o meglio, le vesti di luce purissima di cui è rivestito chi opera nella Divina Volontà. E chi in essa entra fino al punto, dice Gesù, da non trovare come uscirne. E che cosa succede? Che su queste vesti, questa è l'immagine che lui fa, ci sono una montagna di specchi, tanti quanti sono gli atti fatti nel divino volere, in cui si vede riflesso Gesù. Punto. Già questa immagine è assolutamente significativa, no? Perché operare nella Divina Volontà significa fare nostra, ma proprio nostra, la vita di Gesù e concedere a Gesù al tempo stesso di fare totalmente nostra la sua vita, perché lui l'ha già fatta nostra la sua vita, come sappiamo, facendosi uomo come noi e compiendo a nome di tutto il genere umano e di ciascuna persona creata tutti gli atti della propria esistenza in maniera perfettissima. Quindi Gesù già mi ha fatto suo, ecco, e questo vale ovviamente per chiunque ascolti, no? Ma bisogna vedere se io faccio mio Gesù. E questo si fa in questo modo, cominciando ad operare, che non è altro che prendere, fare, agire, non soltanto come Gesù agiva, questo significherebbe semplicemente imitarlo, ma fare nostre le sue azioni e farle nel modo in cui lui le faceva. Quindi tutte quante le nostre azioni trasformarle in azioni divine. Oh. E tu dici, ma immaginiamo l'immagine, no? Questa, Luisa rimane un pochino perplessa, confusa, dice, ma proviamo a immaginarsi, no? una persona che al posto delle vesti ha la luce. Vabbè, insomma, questo con un po' di fantasia uno ci può arrivare, ma immaginiamo, cioè, se uno ha fatto 10 miliardi di atti nella Divina Volontà, che c'ha 10 miliardi di specchi, in dove si mettono tutti questi specchi, no? Ci verrebbe da pensare, quindi la nostra piccola mente umana, ecco, che si perde abbastanza facilmente, potrebbe avere qualche difficoltà, no? Ecco, ma Gesù però qui spiega una cosa che ci aiuta anche a comprendere tante cose, no? E questo dobbiamo pensarci. Io tante volte ci ho pensato, perché questo fa capire una proprietà divina che per noi è trascendente, no? Allora, noi siamo enti creati, per cui io in questo momento sto qui, e non posso stare altrove, non sono capace, come dire, di moltiplicare indefinitamente me stesso ed essere contemporaneamente in una montagna di luoghi, non so buono. E non posso neanche capire come possa essere, no? Perché noi siamo evidentemente circoscritti dal nostro corpo, situati nello scorrere del tempo da cui non possiamo liberarci,
E quindi, almeno fino a quando siamo in questa vita, questa è l'esperienza che abbiamo qui, sicuramente dopo non sarà così, ma qui è così, non possiamo muoverci da dove, cioè, da dove stiamo, nel senso che certo che io mi posso muovere, posso alzarmi e andarmene da dove sto, posso prendere la macchina e andare in giro, posso prendere l'aereo e andarmene lontano, però sono sempre legato a un luogo istantaneo. Però soltanto che, cioè, se andiamo a messa, io se apro il tabernacolo, ci saranno dentro la lapiside 100 ostie consacrate. Ieri era la festa del Corpus Domini, spero che tutti abbiano sentito delle buone prediche. Ma San Tommaso dice, guarda che Gesù è presente nel tutto dell'ostia, così come in ogni singolo frammento. E in ogni ostia c'è tutto Gesù. Quindi già dentro il tabernacolo mio, della mia chiesa, ci saranno 100 Gesù, ma non è uno scherzo questo qui, cioè un modo di dire poetico, è veramente così. E in tutti i tabernacoli del mondo quanti miliardi di Gesù ci saranno? Quanti saranno i tabernacoli? Quanti saranno attualmente in questo momento? Dio lo saprebbe rispondere a questa domanda. Ora, quante ostie consacrate ci sono nel mondo intero? E com'è possibile che Gesù, come dire, sia tutto intero presente in ciascuna ostia consacrata, è tutto dappertutto, e al tempo stesso, attenzione, Gesù è in cielo, come dire, personalmente e fisicamente seduto alla destra del Padre, eppure non c'è nessuna differenza, come diceva il Santo Paolo VI, e questo ricordiamolo sempre, tra l'ostia consacrata e Gesù in cielo seduto alla destra del Padre, se non che lo spazio è occupato in maniera differente. Nell'ostia attraverso le specie del pane che si consumano, come Gesù spiega, e adesso lo vedremo, e in cielo con le sue membra fisiche, ma non c'è nessuna differenza. Com'è possibile questo? Per la potenza della divina volontà, perché l'Eucaristia è un atto della divina volontà, e quindi, ed è una proprietà divina essere tutto e dappertutto, e quindi Dio può essere tutto e dappertutto, non solo, come dice Santa Teresa e come insegna la Chiesa, per potenza, presenza ed essenza, nel senso che tutto è dappertutto, che tutte le cose sono soggette al suo potere, la sua essenza dovunque è presente, e la sua potenza è sempre operativa in ogni punto dell'universo, in modo tale che istantaneamente potrebbe fare qualunque cosa su qualunque minimo atomo dell'universo intero, ma può anche moltiplicarsi sostanzialmente, come fa nell'Eucaristia. E quindi che succede? Paragone. Ecco, quindi, 1000 atti fatti nella divina volontà, che sono 1000, come dire, prese di possesso di ciò che Gesù ha fatto, significa dare vita, moltiplicare 1000 Gesù. Non, d'accordo? Non, cioè, non diventa certamente chiaro come il sole a mezzogiorno, però ecco, se uno comprende bene questi concetti diventa un po' meno complicato. Con una grande differenza, però, dice Gesù. Le ostie, se a me nei prossimi giorni la pisside sarà esaurita, perché mano a mano che celebro le messe i fedeli fanno la comunione, tra qualche giorno la riserva eucaristica sarà finita e certamente la dovrò rinnovare, ma quelle 100 ostie che sono lì adesso saranno finite. Quindi la presenza di Gesù non ci sarà più in quelle ostie perché sono consumate le specie. Ma le ostie della divina volontà, chiamiamole così, non hanno come specie la materia sensibile, no, ma la materia di esse è la divina volontà eterna unita alla volontà umana, quindi è indistruttibile, e quindi una volta generata, diciamo così, quest'ostia sacramentale, ecco, quest'ostia, non quest'ostia sacramentale, quest'ostia del divin volere, non cesserà mai più di esistere. Sono i prodigi del divino volere, come quello realizzato a suo tempo, insomma, nella chiesa di Santa Cristina, che diede origine alla festa del Corpus Domini, che poi in realtà il miracolo non è quello che è successo a Bolsena, ma il miracolo è quello che succede a ogni messa, perché quello che è successo a Bolsena è che Dio ha fatto vedere ciò che in realtà, anche se non si vede, succede ad ogni messa, cioè lo ha reso sensibilmente percepibile. Ma quando noi non vediamo niente, cioè sempre, succede esattamente la stessa cosa che è successa a Bolsena. D'accordo? Ecco, questo è il senso di quel miracolo.
Quindi questo fa comprendere l'importanza dell'operare nel divin volere e questo distintivo di cui parla Gesù. Queste vesti di luce ricoperte dagli specchi con l'immagine di Gesù. Sono immagini molto molto suggestive. Ecco. E poi abbiamo di nuovo una bellissima lezione, meravigliosa, questa è proprio è uno dei fondamenti della felicità di chi vive nel divin volere. Ieri sera leggevo un brano bellissimo dal 28° volume, che è da citarne uno stralcio, insomma, perché è troppo bello. Poi, perché prima che arriveremo a meditarlo al 28° volume, insomma, ci vorrà del tempo. Il segno, questo è 2 maggio 1930, il segno, se l'anima vive nella mia divina volontà, è se sente in sé la felicità. Perché essa è per sua natura felice, ne può dare a chi vive in essa l'infelicità, perché non la possiede, né vuole né può cambiare natura. Allora, da dove viene questa felicità? La felicità viene dallo scoprirsi, dal sentirsi, dal riconoscersi, dal vedersi ricoperti di amore. E questo è una delle caratteristiche fondamentali del vivere nel divino volere. Ce ne sono tante, ma imparare, e questo è una delle cose di cui dobbiamo riappropriarci, perché Adamo, rimando al ciclo di catechesi, Adamo la vita nella divina volontà ce l'aveva, come dire, con naturale, andava in automatico. Cioè, se Adamo guardava il sole, vedeva subito il ti amo di Dio nella luce e nel calore che il sole dà. Non doveva, come dire, fare come noi che ci dobbiamo pensare. Adesso il sole sorge, tutta questa bella luce estiva, il caldo a volte ci sembra un po' troppo, ma il Signore sa come regolare le stagioni. E quindi sentirsi fasciati dall'amore per il sole di Dio, per il sole che brilla per noi oggi, è un atto che dobbiamo reimparare a fare. Non è in automatico, ma questo qui piano piano accade. E un uccellino che canta fuori dal balcone, ti affacci e vedi chi può, insomma, perché vai, chi vive in mezzo alla città con i muri di cemento armato è un po' più difficile, no? Qualche alberello per strada, qualche fiorellino, qualche filo d'erba, insomma, lo vede, no? Perché poi comunque a tavola si siede tutti i giorni, l'acqua la beve, la doccia se la fa, quindi ma tutte queste cose sono tutti prodigi dell'amore di tutti, ti amo di Dio, tutti quanti. Chi adesso ha la possibilità tra poco di cominciare a fare un pochino di ferie, quindi chi si può immergere nel mare per trovare un pochino di refrigerio, adesso lasciamo stare che purtroppo, disgraziatissimamente, le spiagge sono diventate quasi invivibili a causa dei pessimi costumi, e non dico costumi da bagno, ma costumi in generale, anche se i costumi da bagno, insomma, non sono certamente da meno. Quindi adesso, a prescindere da questo accidente, ecco, che è proprio un accidente della volontà umana, ma di per sé poter andare al mare, vedere lo spettacolo del mare, sentire il fresco dell'acqua, godere la bellezza dei colori che ci stanno al mare, la bellezza della spiaggia, il tocco del sole, chi è capace, insomma, di andare sott'acqua a vedere le grotte che ci sono in tante isole, sono tantissime cose meravigliose. E un'anima che vive nella divina volontà, se il Signore gli dà la grazia di vivere un tempo di riposo, cioè non fa semplicemente, non gode semplicemente del relax o del riposo, ma, come dire, fa overdose, ecco, di amore divino, perché proprio ci si immerge dentro. La stessa cosa per chi va in montagna, per chi gode, lì ci sono altri spettacoli, perché poi il nostro Signore, che non fa niente, come dice, senza scopola, abbiamo sentito, lui no, noi sì, facciamo tante cose inutili a vanvera, purtroppo, se ne è inventate di tutti quanti i colori, no? Perché? Per noi, solo per noi. Io non faccio nulla senza scopo. Bellissimo, ho deciso un cielo sul capo dell'uomo e la notte quando vede le stelle, perché non si dimenticasse, voglio allietare il tuo occhio anche la notte con quel puntino bianco che ti porta uno scintillio del mio ti amo. Ma
Cioè, come si fa ad ascoltare queste cose e a non desiderare con tutte le forze di farle nostre? E quindi, cioè, si comprende, no? Quando si entra in questo orizzonte, certo, purtroppo la vita terrena, ecco, grazie ai capolavori delle volontà umane che ci circondano e a volte purtroppo ci anche caratterizzano quando siamo noi a fare qualche uscita, ecco, attossicano tutto quanto, quindi rendono amara la vita, indubbiamente, insomma, perché proviamo a pensare quali sono le fonti, e se uno fa attenzione vedrà che ogni fastidio, ogni pena, ogni mortificazione, certamente permessa dalla divina volontà, lo sappiamo, no? Ma dov'è la causa prossima? È la volontà umana. La volontà umana. Questo purtroppo non ci possiamo fare niente perché noi qui siamo sul pianeta Terra, non siamo in paradiso, quindi non possiamo, cioè possiamo cambiare la testa nostra con l'aiuto della grazia, possiamo cambiare lo stile di vita nostro, ecco, che è già tantissimo, perché chi cambia sé cambia il mondo, questo non dimentichiamolo mai. Lo diceva Santa Teresa di Calcutta. E lo cantano una bellissima canzone dei San, Santa Teresa di Calcutta, tante volte l'ho detto. Come facciamo a cambiare il mondo e la Chiesa? Cominciamo a cambiare io e te, rispondeva sempre. E poi vedi come cambia il mondo e la Chiesa, no? Ecco, chi cambia sé cambia il mondo. Però che cosa succede quando si vive nella divina volontà? Anche se è inevitabile che dobbiamo assistere a tanti tristi spettacoli, però quella felicità che abbiamo ascoltato. Chi vive nella mia divina volontà è felice. E quindi dice, voi puoi sapere se vivi nella divina volontà? Ah, è facilissimo. Cioè, non è che devi fare, ci faccio gli atti, non faccio gli atti, c'ho la retta intenzione, non c'ho la retta intenzione, tutte le cose che abbiamo visto, per carità, sono tutte tante cose importanti, no? Ma uno non può essere sicuro, dice, ma questa cosa l'ho fatta veramente solo per Gesù, o c'era anche un'intenzione balorda, no? È chiaro che dobbiamo vigilare, dobbiamo provarci, eccetera, eccetera. No? Dice, vabbè, facciamo una verifica. Sto vivendo o non sto vivendo nella divina volontà? Lo dice Gesù. Il segno, se l'anima vive nella mia divina volontà, è se sente in sé la felicità. La devi sentire. E su questo c'è nessuno, cioè non c'è possibilità di raccontarci le balle, perché se tu non ti senti felice, non la vivi la divina volontà. Non è questa un'accusa, dice, ah mamma mia, non vivo la divina volontà, e come faccio? Che ti prende l'angoscia. Non ti fa prendere angoscia, d'accordo? Perché continuiamo a camminare, continuiamo a lavorare, ma quando questo sarà vissuto, non è possibile non sentirsi felici. Dice, ma come, c'è quella situazione, c'è quella cosa che mi fa soffrire, c'è quella persona che muore male, c'è quella. C'ho il matrimonio distrutto, non c'ho il lavoro, non c'ho questo, non c'ho quell'altro, c'è quel problema, c'è quella situazione, c'è quella croce, c'è quella difficoltà, c'ho una lira, c'ho, non c'ho, tutto quello che uno vuole, d'accordo? Ma la felicità non si perde, non si perde. Perché il sole continua a brillare, se non altro, la luna continua a riflettere la sua luce. Grazie a Dio abbiamo tutto quanto il creato, quelli non ci fanno niente di male, a meno che ogni tanto non so, capita qualche brutto sussulto, e sappiamo, insomma, fatti di cronaca antiche e recenti, che ci ricorda come il creato stesso, ecco, ogni tanto si stufa, ecco, di subire soprusi ininterrotti dell'umana volontà, il male da esso prodotto, e ce lo risbatte dietro con gli interessi, perché questi sono i cataclismi naturali e tutto il resto. Non si pensi che ci sia, come dire, che li provochi direttamente con volontà intenzionale nostro Signore, come qualcuno farnetica. No, quelli sono semplicemente il ritorno, l'ondata di ritorno, perché se tu provochi male, male ti cade addosso, punto. D'accordo? E il fatto che non siamo sommersi in continuazione da sciagure dipende dalla bontà di Dio. Perché per quanto ci meriteremmo, noi dovremmo stare sotto una sciagura perpetua, tutto quanto, la mole di male che specialmente in questi sciagurati tempi la disgraziatissima volontà umana produce. D'accordo? Dovremmo essere completamente, come dire, distrutti dalla cattiveria dei diavoli a cui facendo la nostra volontà diamo gloria e apriamo le porte, cosa che non succede perché
Dio li trattiene anche per l'amore e per il sacrificio, e qui chiudiamo anche la meditazione, di chi, come dice Gesù, vieni a ripararmi per tutti, a darmi amore, adorazione, riconoscenza e ringraziamento per tutti. Qui Luisa ha fatto un bellissimo atto, no, di riparazione al volere divino, all'inizio del secondo capitolo che abbiamo letto, che dobbiamo fare tutti quanti, ecco. Perché tutti quanti questi ti amano, non si rifila nessuno. Ecco. E Gesù soffre per questo secondo, non soltanto soffre, ma vede anche l'uomo che non riconosce niente di tutti i doni che Dio gli ha dato, bestemmia dalla mattina alla sera come scaricatore di porto, oppure peggio ancora con la vita che conduce con una bestemmia ininterrotta, anche se non prorompe in espressioni da scaricatore di porto, e si cambia per Gesù in dolore. E questo come si ferma? Ecco, imparando a fare gli atti di riparazione pieni nella divina volontà, che è, come sentiremo, una delle caratteristiche tipiche della spiritualità del Sacro Cuore, che Gesù già rivelò, ormai siamo nel 1670, quindi sono passati quasi oltre 400 anni, a Santa Margherita Maria. E chiaramente qui questi atti trovano una dimensione enormemente più ampia, perché non è l'atto di un singolo, che è già molto importante, che va a riparare con il suo amore le offese e le indifferenze subite dal Sacro Cuore, ma qui si porta tutta quanta la creazione, tutta quanta la razza umana, quella razza umana ingrata, e si fa per loro, nella divina volontà, ciò che loro non fanno, riequilibrando la giustizia, riparando il cuore di Gesù e tante altre belle cose che si vivono operando in questo modo. Beh, abbiamo visto Santa Vergine Maria, le comunioni eterne degli atti fatti nel Divin Volere, e quanto, ecco, i nostri ti amo riparanti, compiuti nella Divina Volontà, ti adoro riparanti, ecco, ti benedico, eccetera, riequilibrino tutto nel creato. E pongano un argine molto molto grande, ecco, al dilagare del male creato purtroppo dall'umana volontà. Concedici di ricordare anche che ognuno di questi atti è indistruttibile, moltiplica indefinitamente Gesù e rimane in eterno, senza nessuna possibilità di dissolversi o di essere in nessun modo distrutto o estinto. Non c'è niente che il diavolo teme di più quanto chi impara a vivere in questo modo. Ecco, per cui per essere degni calcagni del tuo piede benedetto con cui sempre gli schiacci la testa e lo tieni a bada, ecco, insegnaci bene a vivere in questo modo, per essere anche in questo tuoi collaboratori e gioie del cuore di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.